Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Arcage, che questo è quello che presumibilmente dovrebbe essere l'ultimo video su questo gioco, a meno che voi non commentiate in massa e mi diciate no, continua, lo vogliamo vedere qualcosa, spiegaci di più, insomma, vabbè. Ci troviamo dopo 100 ore di gioco nella mia casa che ho sudato 7 camicie per costruire ed è una thatched farmhouse, una casa che poi, quando avrò il materiale, insomma, evolverò in questa forma qui. Questa casa diventa così. In pratica è una casa mineraria che permette, grazie a quello strumento lì, di produrre del minerale ogni giorno in autonomia. Sono nel territorio di Gilda, come ho detto, ci ho passato ormai 100 ore, l'altro video era a 50. Insomma, volevo farvi vedere quello che è successo. Beh, prima di tutto sono diventato livello 55. Quindi ho il vestito nuovo, che praticamente è uno Iram. In pratica sono poi dei vestiti che devi fare a tentativi, craftarli a tentativi finché ti vengono con le stat giuste. Non sono ancora tutti giusti, in pratica vedete in basso, c'è scritto in verde, no, questa zona qui, delle statistiche. La terza devo un pochino rifarla, insomma, devo andare a tentativi, modificando le impostazioni. Ho anche 2 campi e li ho ottenuti tutti grazie a una della quest, insomma. Quindi, se anche lì vi interessa sapere un pochino come si fa, così qualche tutorial ve lo faccio vedere. Quindi questa è la mia casa, questo è il mio campetto dove tra 13 ore saranno pronti i miei alberi. Ho piantato anche dei pini qua che saranno pronti, questi ci mettono 2 giorni. Mi sono preso bene, ho detto ho fatto 100 ore, ovviamente sono meno di 100 ore. Però volevo festeggiare, insomma, meno di 100 perché tante volte magari ho lasciato il launcher aperto per 1 ora o 2. E questo è un altro campo, sempre mio. Quindi ho questi 2 campi e la casa. Possiedo anche, vabbè, il cavallo l'avete visto, quindi possibilità di prendere il cavallo, quindi ho messo la sella. Ho scoperto che si poteva prendere anche il battle pet, quindi l'ho scoperto tardi, quindi infatti lui è di livello 42, quindi è in grado lui di combattere per me. Lo può prendere chiunque, insomma, non è vincolato a una classe, ma lo avete come aggiunta. L'asino, che permette di trasportare i pack, quelli pesanti, che trasportate più velocemente. E poi per i trasporti, quelli massivi, ho fatto questo, che ci è voluto un pochino, insomma, sempre una quest, ma diversi materiali, soprattutto per fare la prima parte. Quindi questo qua praticamente è invece del carretto, scusate, dell'asino. Con questo possiamo trasportare fino a 4 pacchi pesanti. Qua è tutto l'edificio della Gilda, qua sono tutti amici di Gilda. È possibile poi andare a usare un carburante speciale che è questo, il Bound Eco Friendly Fuel, che praticamente ci fa andare più veloci per 7 minuti. Ora non ne ho bisogno, insomma, posso creare addirittura acqua perché va a vapore, questo suona il clacson, insomma, vabbè, vado a togliere l'evocazione. Di cose da fare ce ne sono veramente tante, infatti per cui ci sarebbe da farci decine e decine di video spiegando le varie meccaniche, ma al momento non dipende, insomma, abbiamo fatto buone visualizzazioni col video scorso, poi non so, io a dire la verità quanto c'entra in questo gioco con il canale o... Dato che non uscirà anche prossimamente altre idee, quindi insomma farò qualcosina di diverso, riprendere in mano alcuni giochi. Intanto ho venduto praticamente quasi tutte le mie carote, molto bene, altri soldi che arrivano. E quello che per dirvi adesso, io sto loggando la sera adesso io vado a fare la trade, quindi vado a prendere il pacco e lo trasporto sulla nave, con la nave dall'altra parte dell'oceano per ottenere gli Onyx, che sono un materiale molto importante per il crafting. Domani mattina loggerò e farò il taglierò gli alberi e poi ci sono le missioni giornaliere da fare. Ovviamente tutto quello che è zona, diciamo, Auroria qui, le isole, insomma, tutte queste cose qui sono zone di altissimo livello perché al 55 il gioco non finisce, ma come vedete qua, vedete il livello 10-24 con col piede alato, sono i livelli ancestrali, quindi ce ne sono altri 55 ancestrali, infatti nonostante io sia al 55, qua sotto ho il 23-26% di percentuale di esperienza, quindi si va avanti.
I miei prossimi obiettivi sono il clipper, l'harpoon clipper, quindi praticamente andare a prendermi una nave piccolina da trasporto merci. Non è una barca a vela, insomma, però è già una buona nave. E fare qualche trade, diciamo, con il commercio. Altro, diciamo che ho potenziato un pochino l'inventario, che da 50 adesso ha 90 spazi, e ho potenziato al massimo, e qua viene il dramma perché è pieno, la mia banca. Questo al massimo, con tutto quello che ho raccolto, tutto il legno che sto collezionando, perché qua bisogna tenere tutto, perché è tutto importante. Insomma, qua ci sono anche delle buone armature per il mio cavallo, che non appena arriverà a livello 50 potrà montare una sella nuova. Queste sono per le zampe del pet. A livello 50 e al momento non lo è. Ho inoltre, completando la quest del carretto, ottenuto dei vestiti. I vestiti mi consentono di guadagnare delle punti abilità finché indosso quel capo d'abbigliamento in una data abilità. Io al momento vi faccio vedere tutto questo per farvi vedere quanto tempo chiede il gioco, insomma, che cosa si ottiene dopo tot ore. Ho fatto un po' di raccolta, mining, il fishing, un po' logging. Di cosa fare? Ce ne sono tante, forse la più alta è forse il gathering, giustamente, 5.000 punti, 9.000 il construction, in realtà no, breve, perché più fate tasse più ottenete punti construction, e poi una volta 10.000 si passa al rank 2, ma guardate quanti rank ci sono, quindi insomma da fare ce ne sono di cose veramente veramente tantissime. Ora sto aspettando di avere 100 Gilda Star, che appunto se avete già giocato magari il gioco vecchio, alla vecchia versione, saprete che si fatica a ottenerle perché si fanno con le quest giornaliere o altre quest, ma in realtà se vi informate un pochino saprete che una dozzina le fate al giorno. Poi se vi mettete e fate tutte le giornaliere ovunque, quelle più semplici, vi sdrumate i maroni, ma arrivate a farne 50 al giorno. E per fare una nave grossa, un peschereccio, ce ne saranno 500, quindi calcolate 10 giorni dove passate quelle 2 ore che fate tutto, tutto, tutto senza guardarvi, avete magari l'elenco a fianco con tutte le cose da fare, insomma, quindi da fare ne avete. Onestamente io adesso non so che cosa mostrarvi d'altro perché mi sto apprestando ad andare di là, ad esempio questo è tediosissimo perché devo andare in un territorio e piantare, diciamo, far crescere un cavallo. Adesso vi spiego questa cosa mentre sto andando di là. Allora, vi faccio vedere la mappa. Due quest giornaliere che vi danno il Gilda Star sono magari una dove voi magari io ho la casa qui, devo andare qui e far crescere un alce e consegnarla di nuovo qui dove la prendi. Poi devi andare qui, devi allevare un cavallo e riportarlo qui. Quindi calcolate che i teletrasporti costano mediamente 60 silver, perché le pietre le pagate più o meno di teletrasporto, le pagate 65-66 silver. Io al momento ho 123 gold, quindi insomma, ho anche usato il teletrasporto sbagliato perché non dovevo venire qua, però vabbè, pazienza. Qua si prendono le quest principali, all'interno qui si comprano due oggettini da quel tizio lì che ci danno due quest, due sono lì, una la vedete già qui, alcune sono veramente difficili perché vi serve una nave, vi serve gente skillata se non siete bravi, qua dietro ce ne sono altre 3-4, tra quei due tizi lì ve ne danno 3-4. Si vaga tanto e insomma da fare ce n'è. Ora vedete, io sono stato un babbano sbagliato, dovevo andare a Two Crown, quindi vabbè. Cosa bella, e me ne sono accorto poi, diciamo, questando un pochino in Gilda, che mi ha dato una grossa mano a livellare. Mi sono trovato in queste zone a nord sull'isola di Auroria, quindi che è il terzo continente a nord. E mentre livellavamo c'era questo rumore d'acqua del mare, insomma, questa ambientazione tutta ghiacciata. Le ambientazioni sono veramente belle, anche le viste in lontananza sfocate, insomma, tutto, tutto molto bello. La nave è lì sotto, quindi direi che ce ne possiamo anche andare. Ora è diverso perché vedete, io adesso ho una quest, non compro semplicemente il cargo, ma prendo una quest e
che mi dà più Onyx Point. Quindi adesso io vado qua, prendo il cargo, vado qua, compro la sicura del capitano, quello che vi ho già fatto vedere l'altra volta, insomma, e mi accomodo senza far casino da qualche parte adesso sulla nave prima che parta, che parte a tra circa 7 minuti, ma io so che parte sempre con un po' d'anticipo, quindi vediamo se scusa questa abilità qui. Perché tra l'altro poi ho anche cambiato classe. Ho cambiato classe e anche lì il discorso è molto ampio, magari mi riservo di farci un altro video se vi va, magari mettiamo una rubrica su Arcage se vi va. Ma nel senso che perché questo? Perché i video mi riescono meglio quando un gioco mi prende al 1000%, quindi se vi va di imparare a giocare, magari tanti tutorial non ci sono in italiano, magari anche chiedendo un pochino in Gilda se posso divulgare un pochino queste info a scopo tutorial, perché no? Ah, sono un babbano perché devo parlare qua perché mi fanno la pelle, quindi applico la protezione al capitano, adesso mi metto, aspetto, vado, consegno, insomma. E quindi niente, ho la protezione del capitano per 40 minuti. Salve, buongiorno. Va bene, ragazzi. Allora, altro da dire, so che a breve poi sbloccherò anche l'Ancestral, che è tutta un'altra cosa con tutte le varie sottoclassi che mi andranno a potenziare i livelli. E quindi si va avanti, soprattutto lo notate qui con tutti questi dungeon da fare, ci sono i raid, ci sono le battaglie navali ed è tutto veramente molto molto vivo. Quindi insomma, questo è lo stato dopo 100 ore. Sono arrivato ad avere una casa, due campi, un carretto, una barchetta, l'asino, il pet. L'asino ancora di livello basso, un ghia giusto, cioè non è niente di eccezionale perché bisogna spenderci le ore su quello, però insomma mi sono divertito. Io non so dirvi quanto giocherò ancora ad Arcage, nel senso che è giusto che poi ci si giochi finché ci prende, insomma, e il gioco non deve mai diventare un lavoro. Quindi nel momento in cui mi accorgerò che mi sta prendendo troppo e il divertimento darà spazio al devo fare, allora mi prenderò una piccola pausa. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete altri video, ovviamente pollici in su e lasciate commenti qua sotto. Così lo so, insomma, e mi appropinquerò a farne altri. Un saluto a tutti, ragazzi, e alla prossima. E ciao ciao!